Sia lodato Gesù Cristo. La nostra novena in preparazione alla solennità dell'Immacolata consta, ce lo ricordiamo, di 10 serate. Delle 9 della novena vera e propria e poi di quella conclusiva nei secondi vespri della solennità martedì 8 prossimo. Con questa 6ª serata superiamo, se mi posso esprimere così, il giro di boa del nostro cammino mariano. Domandiamoci se stiamo davvero camminando, se venendo ogni sera qui qualcosa si sta muovendo in noi, se davvero il nostro è un percorso. Se ogni giorno facciamo un passo a partire da quello del giorno prima. Come dicevo ieri, questo vale per l'evento che presenziamo in onore della Madonna, ma vale anche per tutta la nostra vita terrena di uomini o donne cristiani, chiamati a meditare costantemente da dove vengono, dove sono diretti e a chi dovranno rendere conto della loro esistenza mortale. Nel brevissimo Vangelo di questo terzo venerdì dell'Avvento ambrosiano, Gesù Maestro risponde a un dubbio dei suoi discepoli, uomini comuni che lo seguivano perché riconoscevano in lui il Messia atteso, ma subivano anche il fascino dell'insegnamento di quegli altri uomini che si impancavano come dottori della legge o scribi. Perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? E il maestro chiarisce: Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto, così anche il figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro. Questa risposta contiene almeno 2 insegnamenti importanti. Il primo lo annota l'Evangelista Matteo quando soggiunge: allora i discepoli compresero che egli parlava loro di Giovanni il Battista. Il Battista è il nuovo Elia, è l'ultimo anello della catena dei profeti dell'antico Israele, colui che addita in Gesù il Cristo presente in mezzo al suo popolo. Il secondo insegnamento su cui voglio soffermarmi è questo. Gesù preconizza che come il Battista non è stato riconosciuto dai capi di Israele nel suo ruolo di precursore del Messia, anzi hanno fatto di lui quello che hanno voluto, così anche il figlio dell'uomo, cioè il Messia, il Cristo, lui stesso, dovrà soffrire per opera di quegli stessi capi. La sofferenza è parte integrante e inevitabile, convinciamocene liberandoci dalle chimere degli utopisti, parte integrante e inevitabile della condizione umana. Volenti o nolenti, in questi giorni siamo un po' tutti richiamati al pensiero dell'emergenza sanitaria che attanaglia il pianeta. Permettetemi una semplice considerazione personale. Io sono nato nel 1958, la Seconda Guerra Mondiale era finita da 13 anni e non l'ho conosciuta, né ho patito le ristrettezze che comportava. Ma la situazione attuale ha molte analogie con una guerra mondiale.
Anche la terminologia usata dai media le assomiglia. Ogni giorno bollettini di morti e di contagiati in Italia e nel mondo, coprifuoco, limiti alle libertà personali, eccetera. Una guerra o un'emergenza planetaria sono per pochissimi occasione di arricchimento, ma per tutti gli altri comporta fare in modo più complicato le cose che prima erano più semplici, come andare al lavoro o riposare in famiglia. Per altri poi comporta autentici drammi umani, come quando viene intaccata la propria salute, o quando si patisce la perdita di una persona cara, o quando la finanza familiare va a picco. La sofferenza, ripeto, è parte integrante e inevitabile della condizione umana. Per questo il Figlio dell'uomo, il Figlio di Dio, facendosi Figlio dell'uomo, si è voluto accollare il dolore umano. Nel Vangelo di oggi Gesù richiama le persecuzioni e il martirio patito da Giovanni il Battista e predice di se stesso: così anche il Figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro. Gesù Cristo ha sofferto molto durante l'arco dei poco più dei suoi 30 anni di vita. La sua passione non fu l'esito imprevedibile di un percorso trionfale, ma il culmine dell'ostilità che dovette subire da parte dei capi di Israele, le élite religiose, politiche e morali del popolo giudeo. E più che le sofferenze fisiche, il Cristo ha sofferto per chi non ha accolto la salvezza, il nome Gesù significa Dio salva, la salvezza che è venuto a portare all'umanità. Da Figlio di Dio ha patito il rifiuto di Dio da parte dei figli degli uomini, come espresso dall'oracolo del profeta Geremia della lettura odierna. Ascoltate la mia voce, io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Camminate sempre sulla strada che vi prescriverò perché siate felici. Ma essi non ascoltarono né prestarono orecchio alla mia parola, anzi procedettero ostinatamente secondo il loro cuore malvagio e invece di rivolgersi verso di me mi hanno voltato le spalle. Se Cristo ha voluto patire e patire fino alla morte e alla morte di croce, quale sarà l'atteggiamento di un cristiano, di una cristiana di fronte alla sofferenza? Abbracciando la sua passione, Gesù ci ha insegnato che il primo atteggiamento necessario di fronte alle sventure è quello dell'accettazione. Ma accettare la sventura nelle sue varie forme non viene spontaneo. Anche alla persona credente succede che la prima reazione a ricevere una qualsiasi brutta notizia, si tratti di un insuccesso professionale o di una diagnosi medica infausta, gli esempi fatti di voi, è no, Signore, no. Ma non possiamo fermarci lì. Occorre che, benché a fatica, saliamo quei gradini di cui ci parla Cammino. Rassegnarsi alla volontà di Dio, adattarsi alla volontà di Dio, volere la volontà di Dio, amare la volontà di Dio. Occorre che impariamo dall'Immacolata. Con parole di una recente catechesi del Papa, facciamo nostra la preghiera di Maria Santissima. Signore, quello che tu vuoi, quando tu vuoi e come tu vuoi. Infatti, non c'è modo migliore di pregare che mettersi come Maria in un atteggiamento di apertura, di cuore aperto a Dio, un cuore aperto alla volontà di Dio.
e conclude il Papa, e Dio sempre risponde. Maria ha sofferto. Come tutti noi avrà sofferto qualche infermità, avrà sofferto qualche malignità dei vicini o qualche ristrettezza economica a Nazareth, a Betlemme, in Egitto. Ma soprattutto l'Immacolata soffrì per Gesù e con Gesù. Da madre partecipò più di qualunque altra creatura ai patimenti del figlio. In un momento non sospetto, 40 giorni dopo il Natale di Gesù, quando venne portato al Tempio di Gerusalemme per essere presentato al Signore, la Vergine aveva ascoltato dal vecchio Pio Simeone un'oscura predizione sul bambino, ma anche su se stessa. Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. E concludo. Maria seppe rimanere fedele, mantenere un cuore aperto alla volontà di Dio, perché pregava: Signore, quello che tu vuoi, quando tu vuoi e come tu vuoi. Impariamo da lei. E quando ci sembra di non potercela fare, vorrei dire prima di scoprire che da soli non ce la possiamo fare, ricorriamo alla sua intercessione, invocandola non solo come salute degli infermi, consolatrice degli afflitti o soccorso dei migranti, ma anche come colei che, in quanto madre, riversa le sue attenzioni materne anzitutto sui suoi figli più bisognosi. Come tutti noi, in certi momenti, possiamo essere e sentirci. Immacolata, prega per noi. Amen. Tota pulcra es Maria, tota pulcra es Maria, et macula originalis, non est in te, et macula originalis, non est in te. Tu gloria Jerusalem, tu letizia Israel, tu honorificentia populi nostri, tu advocata peccatorum. O Maria, o Maria, Virgo prudentissima, Mater clementissima, ora pro nobis intercede pro nobis.